il cliente consumatore decide di procedere alla seconda fase del ricorso al Covicom, e cioè la richiesta di decisione sul caso che prima aveva tentato di conciliare. Quindi nel ricorso vero e proprio, il Covicom enuncia un principio molto importante, e cioè che non è sufficiente che l'operatore, per esonerarsi dalle sue responsabilità, adduca dei pretesti, dei motivi non fondati su prova certa, ma è necessario, una volta che l'utente consumatore dimostra la fonte della sua pretesa, e quindi il fatto di aver fatto una richiesta, come in questo caso di attivazione di linea telefonica, quando l'utente dimostra che ha fatto regolarmente la richiesta, dovrà essere l'operatore a produrre una prova contraria, quindi o che l'attivazione è stata effettivamente eseguita, ma deve provarlo, oppure a dimostrare che l'attivazione non è stata compiuta per un motivo non dipendente dalla sua volontà, ma riconducibile a un comportamento di un terzo o di un altro operatore. Analizzando questa decisione, possiamo dare alcuni consigli. Innanzitutto, effettuate ogni vostro reclamo per iscritto. Enunciate il disservizio nella maniera più precisa possibile, in modo che poi, nella fase eventuale del contenzioso dinanzi al Covecom, vi possa essere più facile dimostrare le vostre richieste e partire da lì per l'indennizzo. Come dovete fare questa richiesta scritta? I modi migliori sono nell'ordine raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata, fax o email. Secondo consiglio, valutate nei vostri ricorsi, nelle richieste di risarcimento, di fare opposizione al Covicom. Sono diventate ormai un'arma sempre più efficace per far valere i nostri diritti di fronte agli operatori. E non dimenticate inoltre che il tentativo di conciliazione oggi è obbligatorio. Non si può direttamente andare dal giudice, bisogna necessariamente passare attraverso un tentativo di conciliazione fatto attraverso il Covicom o gli enti di conciliazione abilitati. Terzo consiglio, l'operatore nella fase delle trattative innanzi al Covicom e anche prima cercherà di farvi firmare un accordo per loro conveniente, ma per voi un po' meno. Resistete alla tentazione di cedere alle loro lusinghe, non firmate accordi che vi possono in un primo tempo sembrare convenienti. Se andate fino in fondo, otterrete sicuramente di più, sempre che ovviamente le vostre ragioni siano fondate. Nei prossimi appuntamenti del blog, video come questo, le trasmissioni audio e i post, andremo oltre nell'analisi della sentenza e vedremo i criteri in base ai quali è stato calcolato quell'indennizzo di 5.800 euro e in particolar modo come il Covecom ha motivato il superamento dei massimali previsti dai contratti. I contratti degli operatori prevedono dei massimali minimi per quanto riguarda gli indennizzi. La decisione del Covecom è riuscita a superarli, vedremo come. Per ora è tutto, grazie per avermi seguito. E commentate questo video nello spazio dedicato sul blog, risponderò volentieri a ogni vostro commento o dubbio o richiesta di aiuto.